Bene, io vorrei chiamare vicino a me, credo un capoconsole, quindi è vero, capoconsole dei? Metallurgici. Eccoci. Allora, mi piacerebbe, visto che siamo qui in ripresa dopo 2 anni, e voi che lo fate da una vita e che siete qui dentro da sempre, ecco, mi piacerebbe che mi dici che stai provando. Ma le emozioni sono fortissime, sembra come se il primo anno, ricordo, sto vivendo le stesse emozioni di quel lontano 1982, di quando avevo solo i 10 anni, e vedevo con la mia innocenza da bambino tutta questa atmosfera. Mi sembra di ritornare al passato stasera qui, in mezzo a questa gente, al popolo dei misteri. Le emozioni sono forti e condivise. Sì, c'è un flusso emotivo, devo dire, molto intenso. Lo si vive in realtà stando qua. Io spero, mi auguro che riusciamo a trasferirvelo nelle vostre case, perché è forte, è importante. È un flusso emotivo che appartiene alla rinascita, perché è come se stiamo vivendo la resurrezione. Anche se domani è la passione di nostro Signore, però noi già per l'evento che finalmente si realizza siamo in una, diciamo, in una emotività, di resurrezione. Mi sento di dire così. Allora, diciamo che il trapanese vive misteri come una sorta di festa, una resurrezione anticipata. Infatti, spesso il Venerdì Santo, proprio quando è il giorno che porti Gesù crocifisso in mezzo alle strade, però ci si scambia gli auguri tra i partecipanti. E questo è un qualcosa tipico della festa, perché appunto noi trattiamo i misteri come una festa popolare. Ecco perché questa resurrezione, che quest'anno, dopo 2 anni di sosta, la sentiamo in modo particolare. Ecco, le emozioni sono davvero così forti che le parole non si trovano per spiegare quello che si prova. Sì, è vero. Comunque vi posso assicurare che anche se non troviamo le parole, qui si trovano le lacrime, si trovano gli abbracci, si trova l'affetto di una guancia che accarezza un'altra, una mano che si tocca, cioè si trova un'emotività nel tatto, nello sguardo, nel gesto.